Villa Crespi a giugno 2013. La vegetazione ormai è completa e in alcuni casi le foglie nascondono anche tutti i grappoli, quindi un intervento di sfogliatura anche meccanica può essere abbastanza utile in questa fase. La sfogliatura prima si fa, subito dopo la fioritura è meglio, è in maniera tale da non danneggiare i grappoli, per dare anche tempo alle nuove foglie di poter andare a formarsi e quindi poi quando farà veramente caldo luglio-agosto avere ancora una copertura. In questo caso vediamo dopo l'intervento come i grappolini appaiono, come invece appaiono prima della sfogliatura. Come si vede, in questi casi i grappoli sono praticamente invisibili, sono coperti dalla vegetazione, quindi sempre in ombra, in situazioni microclimatiche in alcuni casi anche pericolose. Visto che è un'annata che è stata molto umida e i terreni sono molto bagnati, si rischia che all'interno si formino dei focolai anche di marciumi e in particolare di botrite. Noi preferiamo sfogliare la parte più in ombra della vegetazione, quella solitamente esposta verso il sole della mattina, in maniera tale che i grappoli invece che sono esposti al pomeriggio rimangono comunque coperti. Anche questo paradossalmente è per noi cura della vigna, cura dei grappoli, cura e attenzione alla sanità, cercando di ridurre al massimo ogni tipo di intervento chimico, preservando naturalmente la qualità della produzione. Prima questa operazione, dicevo, si fa e meglio è, subito dopo la fioritura, in maniera tale che, perché quando si fa molto tardivamente, i grappoli in maturazione possono andare incontro a stress termici anche molto forti. In questo caso invece le temperature non sono ancora molto elevate, abbiamo, come ho detto prima, importanti situazioni di e preoccupanti situazioni di umidità, quindi questa è la fase certamente vantaggiosa. Villa Crespia 2013.